Allora, continuiamo con Ricominciamo da te. Oggi tanti argomenti interessanti, tanti ospiti altrettanto interessanti. Chiudiamo in bellezza. Che fosse una persona positiva lo sapevamo tutti, ma ora effettivamente ha esagerato. Perché? Perché è positivo al Covid. Lo abbiamo in collegamento Skype, il nostro amico che torna, Don Salvatore Miscio. Ben trovato, come stai? Bentrovata Anna Maria, bentrovati tutti quanti voi. Sono positivo. Nel senso che, come hai già annunciato, sono risultato positivo al Covid da un controllo, da un tampone, e quindi adesso sono in casa, sono in quarantena e mi sto curando. Ho dei lievi sintomi, ma tutto sopportabile, gestibile per il momento, quindi sono comunque contento di questa situazione. E quindi niente, faccio la parte dell'ammalato, mi riposo. Vuol dire che avevi bisogno di riposo, diciamo così, perché tu sei un instancabile, uno stacanovista, se vogliamo, sempre ovviamente segui la tua passione che è l'evangelizzazione su tutti i mezzi. Allora, la notizia, diciamo, che ha fatto eco e ha rimbalzato anche sui social: Don Salvatore fermo non si può sentire né vedere, Don Salvatore è sempre attivo. Noi oggi stiamo praticando praticamente, scusate il gioco di parole, la sesta opera di misericordia corporale, quindi facciamo visita agli ammalati e l'ammalato sei tu. Ci hai detto, insomma, che stai bene, ti vediamo anche bene, forse un po' sottotono. Beh, immagino, non lo so, intanto penso che anche la stessa voce non sia la solita, perché qualcuno mi dice che è un po' più nasale, qualcuno avverte che c'è un calo proprio della voce, quindi verso una tonalità un po' più afona, ma voglio dire, siamo nella norma di quelli che possono essere i sintomi di questo virus. Quindi sì, però non sono sottotono, nel senso che comunque sono qui, sto studiando, pregando, ascolto tante persone magari che mi chiamano, si sono rese vicine in tante maniere. Sto approfittando per mettere mano a dei progetti, a delle cose sulle quali da tempo avevo bisogno di lavorare, anche dal punto di vista un po' della scrittura. E quindi sì, insomma, sottotono sicuramente per alcuni versi, per altri sto comunque vivendo questo tempo così, alla mia maniera, insomma. Ecco, lo stai trasformando in tempo propizio, favorevole anche per progettare il tuo futuro. Don Salvatore, noi sentiamo parlare di Covid, sentiamo parlare di questa pandemia, ci sono tante crisi esistenziali, crisi spirituali, ora anche crisi di governo. Come bisogna reagire alle crisi dal tuo punto di vista, visto che in prima persona stai vivendo quella, diciamo, fisica? Sì, beh, io credo che le crisi innanzitutto vanno consapevolizzate, questa è la cosa più importante. Chi teme di essersi ammalato di Covid spera sempre che nessuno gli dica che è positivo, no? Quindi vive tutto un momento di attesa, di preparazione alla notizia che dichiara ufficialmente che tu sei un positivo, e nel frattempo cogli dei sintomi e speri che siano legati ad altro. Ecco, questa metafora per dire che tante volte nella vita è importante innanzitutto rendersi conto che c'è una crisi. Secondo, la crisi, come sempre, diventa anche un'opportunità, ma non diventa sempre automaticamente un'opportunità, bisogna farla diventare un'opportunità, perché la crisi ti aiuta a cambiare atteggiamento, ti aiuta a non credere più che sei insuperabile o che sei indistruttibile, ma che sei vulnerabile, e con l'atteggiamento dell'umiltà del vulnerabile ti leghi anche agli altri, ti fai aiutare, ti fai guidare, no? Io che difficilmente avrei lasciato a tanti di dirmi cosa devo fare, quando, come muovermi, in quali spazi stare, in questi giorni docilmente sto al posto mio e faccio quello che mi viene detto. Perché? Perché riconosco che c'è una situazione che chiede competenze altre che io non ho. Ecco, la crisi è illuminante da questo punto di vista. E l'ultima cosa che voglio dire è questo, che una crisi rivela sempre i veri legami. E quindi molto spesso le crisi diventano crisi di unità, no? Come quella che stiamo vivendo in questo momento nel paese. Nonostante Papa Francesco abbia chiesto a tutti di mettere da parte l'io e di lavorare molto sul noi in questo momento e di riprendere l'io al momento opportuno, evidentemente a qualcuno questo discorso non è entrato nella zucca, tanto che ha preferito evidentemente giocare con i propri interessi. E non sto parlando solo di Renzi in questo momento, ma di chiunque avrebbe fatto questo tipo di mossa potendola fare. E quindi
Io spero che si passi dalla crisi di unità ad una unità di crisi, cioè nel senso a quella unità che nasce proprio in occasione delle crisi, che tante volte sono quelle unità risolutive, vere, determinate, concrete e soprattutto che ci fanno scoprire un potenziale nuovo. Ecco qui, anche perché queste crisi, queste malattie, non soltanto fisiche ma anche spirituali, ti mettono un po' di fronte alle tue fragilità, quindi ti ritrovi un po' a fare anche un esame di coscienza, sto facendo bene, cosa ho fatto finora. Noi sentiamo dire spesso, no? Siate pronti, vegliate, lo dice anche il Vangelo, oppure vivi come se fosse l'ultimo giorno. Io ti faccio un po' una provocazione, ad oggi, ti senti di essere stato manchevole in qualche cosa o in qualche rapporto, in qualche relazione, una sorta di testamento spirituale, no? Chiedi scusa a qualcuno a cui, per cui non hai fatto tanto, o per cui insomma ti sei reso assente e magari adesso te ne sei reso conto. Beh, la parola testamento chiesta a un ammalato sembra che sia Sì, fatta in previsione di, però lo dovessi faccio morire volentieri. domani. Lo faccio volentieri anche perché nessuno di domani non abbiamo certezza, come sappiamo, ma in Appunto. ogni caso sì, cioè voglio dire, sicuramente questa situazione che sto vivendo mi ha fatto rendere conto in maniera ancora più chiara della mia fragilità, cioè del fatto che sia esposto, tra virgolette, ai rischi, ai pericoli, come tutti. Sembra una scoperta dell'acqua calda, però sono quelle cose che fin quando non le vivi sulla pelle, un po' non le sottovaluti. E la seconda cosa che ho imparato, che sto imparando in questi giorni, è la responsabilità. Sicuramente, tra virgolette, se io sono in queste condizioni, una qualche responsabilità ce l'ho. Non sono andato certo in giro col desiderio di, né tantomeno negando la possibilità di, però probabilmente si poteva fare ancora meglio dal punto di vista delle attenzioni e quindi anche del rispetto eventualmente, no? Nel dettaglio di tutte le regole che ci vengono prescritte. Per cui, insomma, voglio dire, tenendo conto che poteva capitare a chiunque, perché c'è un momento nel quale siamo vulnerabili, sarà il momento del pranzo o della cena. Oppure un momento nel quale evidentemente non hai tenuto conto bene di tutto quello che poteva succedere, anche perché essendo sacerdote, incontrando centinaia e centinaia di persone, inevitabilmente può sfuggire qualche accortezza. Per cui sì, voglio dire, mi chiedo scusa proprio di questo, magari, del fatto che abbia sopravvalutato, tra virgolette, la mia incolumità e abbia sottovalutato invece il pericolo eventualmente. Questo se soprattutto ha una ricaduta sugli altri, su quanti eventualmente ho potuto o avrei potuto contagiare io. Ecco, chiedo scusa perché, insomma, e di questo mi fa pensare a tutto quello invece che a tutti quei contagi o non contagi che non ho o che ho fatto, no? Nel senso, quando ho contagiato gli altri con la tristezza invece che contagiarli con la gioia, quando ho contagiato gli altri con le mie logiche invece che con quelle del Vangelo. Vabbè, diciamo questo è un monito, anche un campanello d'allarme, perché nonostante le precauzioni, ecco, qualcosa può sfuggire e possiamo essere tutti quanti colpiti. Don Salvatore, questo è sicuro, insomma, è certo, qualcuno lo sottovaluta effettivamente questo problema, però esiste, il Covid c'è. Allora, Don, noi per chiudere, non ti vogliamo nemmeno, insomma, far stressare, perché comunque è un periodo, in cui devi stare tranquillo, e ti dedichiamo una canzone, visto che noi siamo conosciuti al popolo di Padre Pio TV, anche come quelli che ascoltano tanta musica, tante canzoni, e ti dedichiamo quella dei Boomba Dash, tu li conosci, Don't Worry? Sì, come Ecco, no. allora vai ad ascoltartela appena chiudiamo. Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le stelle. La speranza c'è ancora, la speranza, insomma, è questa che tu trasmetti ovviamente con il Vangelo e che noi seguiamo fedelmente. Don Salvatore, voglio vedere la sua faccia, Grazie. regia, eccola qua. Grazie, da Don Salva, don't worry. Grazie. Eccoci sta la sua battuta da genio. Grazie, siamo contenti che tu non abbia perso questo talento, anche se fragile in questo momento. Insomma, tanti auguri di pronta guarigione, Don Salvatore, e ci sentiamo presto. Grazie Anna Maria, grazie, saluto tutti, approfitto anche per salutare quanti come me in questo momento sono ammalati e magari stanno vivendo questa situazione difficile della vita. Può essere una crisi utile, affidiamola al Signore. Grazie, grazie a te e buona domenica.
Grazie, buona domenica.